per noi e saremo fedeli al Signore. Il tuo amor prega per noi. Grazie, Don Marco. A te. Te lo diciamo subito, perché un dono che viene rifatto è ancora più prezioso, più goduto. Perché? Ma ce l'hai detto tu da qualche parte, l'hai anche scritto, che la bellezza, anche la sofferenza, ha scritto lui, quando si presentano sempre con un vestito nuovo. E noi ti aspettiamo. Guarda che leggi, che impari, sei bravo. Ti aspettiamo e siamo sicuri che ci porterai il Signore proprio con questo messaggio collegato al credo, alla fede. Hai avuto possibilità di arricchirti nel confronto con Papa Francesco, con tanti altri testimoni, ma sei tu il testimone, la voce che il Signore vuole farci sentire per unirci a Lui in questo tempo così difficile, così tormentato, mica solo dal coronavirus, ma anche da una fede che c'è e non c'è, di cui sentiamo tutta la difficoltà. Grazie, Don Marco, che ci guidi. A te ci affidiamo e tutti insieme ci affidiamo naturalmente alla protezione di Sant'Anna. E penso che sia bello oggi a ritrovarci come ci siamo ritrovati l'anno scorso, come si ritrova la gente da centinaia di anni. Ci siamo ritrovati per due motivi. Per ringraziare Sant'Anna e San Gioacchino, perché quello che noi l'anno scorso gli abbiamo chiesto, non come regalo, come intercessione, in questi 365 giorni, misteriosamente ce li ha concessi. E quindi siamo tornati qui per dire grazie, perché è anche bello saper dire grazie delle grazie che si ricevono. Oppure siamo tornati qui perché Sant'Anna e San Gioacchino probabilmente o l'anno scorso non ci hanno ascoltato bene, oppure noi, come accadeva a scuola, non ci siamo espressi bene e loro non l'hanno capito. Oppure, e secondo me è la cosa molto più probabile, perché i tempi per realizzare le nostre attese, secondo Dio, non erano ancora maturi. E allora siamo tornati qui per dirgli, guarda che quello che ti chiedevo l'anno scorso non era un colpo di matto, non era un qualcosa che mi era saltato in mente, è un qualcosa che ho a cuore. E allora ci ritorno anche quest'anno per chiederti la stessa grazia che ti ho chiesto l'anno scorso. E soprattutto per chiederti scusa se a te che sei santa, se a voi due che siete dei santi, che siete dei nonni, abbiamo sospettato che siate inaffidabili di fronte alle nostre richieste. Ecco allora che questa mattina reiniziamo questo esercizio, questa devozione di 9 giorni. Ogni mattina saliremo su questo colle, magari con un po' più di fatica, magari con un po' più di apprensione dentro al cuore, ma con la stessa certezza che Dio ascolta le preghiere dei suoi figli. Se ascoltassi il mio cuore questa mattina, c'è un filo di arrabbiatura e di tristezza nell'iniziare questa novena senza avere qui vicino a me, davanti a noi, quella bellissima statua di Sant'Anna, che da secoli, da generazioni, è la radice, la sorgente e il motivo di questa devozione. Sono un po' arrabbiato perché? Perché non avendola qui vicino questa mattina e avendola vista dietro a quel bellissimo capitello, dietro a quel bellissimo vetro che immagino chissà quanti giorni ogni mattina, no, i nostri amici avranno pulito per farcelo trovare un posto bellissimo come questa mattina. Perché vedendola dietro questo vetro è un pochino come se il demonio, no, sto essere un pochettino bastardo che ci sta buttando dentro tanti sospetti in questo periodo, no, ci guardasse negli occhi e ci dicesse: li vedete i santi, la vedete Sant'Anna, ma cosa pensate di poterle assomigliare? È nata santa questa donna. Io ogni volta che vedo un capitello, certo, mi innamoro e mi commuovo anche, pensando che chissà quali motivi hanno portato a costruire quel capitello. Una grazia ricevuta, una preghiera di intercessione o semplicemente un gusto estetico.
Però penso ad una cosa bella, che anche Sant'Anna quest'anno soffre un pochino a stare nascosta dentro e dietro a quel vetro. Perché? Perché se potesse, sapete cosa direbbe? Mi piacerebbe tantissimo essere seduta qui, davanti a voi, meglio ancora, in mezzo a voi, per dirvi che cosa? Per dirvi che io e il mio amore, Gioacchino, non siamo nati santi. Siamo nati che eravamo, no, due persone come mille altre persone, come tutte le persone che sono qui stamattina, che ci hanno avuto una vita così grama, ma così grama, come dicevano i nostri nonni, che giunti alla fine della vita ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: ma che cosa abbiamo combinato noi nella vita? Siamo sterili, non ci abbiamo avuto figli, non ci abbiamo una discendenza e soprattutto sul nostro capo pende un sospetto maledetto, che siccome non ci abbiamo bambini, allora Dio si è arrabbiato con noi. Questo pensavano a quei tempi le persone quando vedevano una coppia che non aveva avuto figli ed era giunta alla vecchiaia. Ed è bellissimo perché Sant'Anna e Gioacchino che cosa ci dicono? Guarda che in questa vita grama, che era peggio nel nostro cuore di un virus, noi abbiamo scelto di fare la cosa più semplice. Abbiamo scelto di non arrenderci di fronte alle richieste a Dio. E guardate che storia da contropiede che è capitata poi ad Anna e Gioacchino. Le due persone che non riuscivano ad avere figli ci hanno avuto quell'unica figlia dalla quale è nato il figlio più grande della terra, è nato Cristo. E forse ci sarà un motivo se un giorno l'angelo a Maria ripeterà una frase bellissima che lei aveva già visto in diretta a casa sua, gli dice: guarda Maria, che nulla, nulla, non c'è nulla che sia impossibile a Dio. Meglio ancora Maria, guarda che quello che per gli uomini è impossibile, per Dio è quotidiana amministrazione. E allora stamattina noi iniziamo questo piccolo percorso di novena attraverso la preghiera del credo, ma questa mattina vi vorrei lasciare una piccolissima immagine che forse a voi farà anche un po' sorridere, ma mi piacerebbe che ci accompagnasse un po' in tutta questa settimana. Perché noi tante volte, soprattutto nei tempi dell'estate, quando magari il sollazzo e il tempo del riposo si dilata un po', noi andiamo dentro alle edicole a prenderci dei giornali di gossip. E più un giornale racconta storie di amori, di amoracci, storie di quelle che magari no, ci mettono dentro la curiosità, più quel giornale vende tante copie. Tant'è vero che poi nel cuore di qualche ragazzo o di qualche ragazza cosa nasce dentro? Piacerebbe anche a me un giorno poter vivere una storia d'amore come questa coppia qua, come questa donna qua, come quest'uomo qua. E allora io voglio partire da questa immagine. Come nasce una storia d'amore tra un ragazzo ed una ragazza? Provate a pensare alle storie d'amore che stanno dietro ai vostri volti, dietro alle vostre famiglie. C'è un ragazzo che un giorno incontra una ragazza, io sono un ragazzo, no, quindi no, uso questa immagine, le donne per favore rovescino il racconto. C'è un ragazzo che incontra una ragazza, rimane stupito della sua bellezza e cosa dice? Guarda, cioè, non chiedermi il perché, sono innamorato di te, sogno che tu possa diventare la mamma dei miei bambini, voglio invecchiare con te. Pensate, non c'è annuncio più bello per una ragazza di sentirsi rivolgere questo invito qua. Solo che la ragazza di fronte a questo invito può reagire in tre modi. Primo, potrebbe dire: no, tu non me la racconti giusta, amico mio, tu non sei sincero, tu non sei affidabile, sai a quante persone gli hai detto questa stessa frase, io non ci casco. Questa potrebbe essere una reazione. Ma ce ne potrebbe essere un'altra reazione, quella di una ragazza che lo guarda e mi dice: guarda, io ti ringrazio per queste parole che mi fanno battere il cuore, però sei arrivata per secondo, il mio cuore è già occupato da un altro amore. Oppure ci potrebbe essere una terza possibilità, secondo me la più bella, che questa ragazza lo guarda negli occhi, guardi negli occhi questo ragazzo e gli dica: guarda, ti dico la verità, tutto mi sarei aspettato stamattina, ma non che l'amore bussasse alla porta di casa mia e mi facesse questo scherzo. E allora provate a fermarvi a questa terza possibilità, che è quello che è accaduto nella storia di Gioacchino, di Anna, nella storia di Maria e di Giuseppe, nella storia di Don Marco e nella storia di tutti noi. Cioè, come se questa ragazza, vedendo sto ragazzo che vede per la prima volta, gli dicesse: no, ciò che tu mi stai dicendo, sento che è vero. Tu non mi stai ingannando, tu non mi stai
vendendo del fumo nella mia vita. È vero anche che questa ragazza potrebbe dire, sì, sai, è bellissimo tutto quello che mi dici, però non sei tanto il mio tipo, non è che tu mi interessi tanto. Però succede una cosa bella, che certe volte tu non sai il perché, ma in quell'istante è come se tu intravedessi dietro a quella persona qualcosa che riesce a sedurre il tuo cuore. Pensate, questo è il grande mistero della fede. Prima la ragazza che suona la chitarra con molta gentilezza mi ha detto, Don Marco, come l'anno scorso, no, intoniamo il mistero della fede. Bellissimo intonare. La fede è un mistero. Ma che cosa significa un mistero? Significa che è una storia d'amore che funziona come funzionano tutte le altre storie d'amore. C'è un Dio che ad un certo punto, un giorno, bussa alla porta di casa tua. Perché il modo migliore che Dio conosce per dirti mi manchi non è quello di invitarti in chiesa, no, no, è il contrario. È quello di farsi trovare sotto la finestra di casa tua, alla porta di casa tua, bussare e dire guarda che tu, con la tua storia grama, con la tua storia piena di paure, con la tua storia che ti sembra una storia senza senso, tu, esattamente tu, mi interessi, mi stai a cuore. È meravigliosa questa immagine perché noi tante volte forse ripetiamo dentro al nostro cuore quella frase che l'innominato, no, che il buon Manzoni ha messo sulla bocca dell'innominato, quando prima di convertirsi sentiva parlare di Dio e diceva Dio! Se lo vedessi, se lo sentissi, questo Dio. E questo Dio stamattina è qua. Sta sedendo qui in Borghese. È salito in Borghese per di qua. E ci ha dato questa lezione bellissima. Per dirci che cosa? Guarda che tu mi interessi. E allora, guardate, è esattamente quello che noi diciamo quando recitiamo il credo. Credo in un solo Dio, Padre, Onnipotente e Creatore. Bellissimo, credo che c'è un Dio che è padre. E se qui ci sono dei papà, voi lo sapete che i veri papà sono quelli che non scappano dalle loro responsabilità. Non è solo una questione di mantenimento, è che non si nasce padri, si diventa padri. Bellissimo sapere che Dio è un padre che mi ama. Soprattutto la seconda frase, è onnipotente. Qualcuno potrebbe dire, dai Don Marco, basta sta storia qua, no? Se Dio è onnipotente, e allora tutto quello che succede nel mondo? E allora tutto questo male che esiste? Io non so la risposta. Però vi faccio un'altra domanda. E se Dio non esistesse, tutto questo bene da dove arriva? E poi la terza immagine, è creatore. Se voi aveste qui davanti uno specchio e ci vedessimo stamattina, no, tutte e 400 le persone che siamo qua, voi vedreste che non c'è un volto uguale ad un altro volto. È incredibile. Dio ci ha creati su misura, ci ha creati ognuno diverso dall'altro. E un giorno Papa Francesco, mentre meditavamo sul credo, mi ha detto, guarda Marco, che a me non basta sapere che Dio è padre, che è onnipotente creatore. Ho detto, vediamo adesso che cosa si inventa questo Papa dalle mille sorprese. Mi ha detto, è importante aggiungere che Dio è anche redentore. Che è una parola difficilissima, ma significa una cosa molto semplice. Dio è colui che ti crea, ma se tu per chissà quale motivo ti rompi, e Dio non scappa, e papà si mette lì a ricostruire. E allora mi piacerebbe che in questo periodo di novena tornassimo a familiarizzare con la nostra storia d'amore. Quando noi iniziamo il credo, diciamo credo in Dio, non credo che Dio. Satana vorrebbe che noi dicessimo credo che Dio esiste, noi diciamo credo in Dio, cioè ci metto il cuore dentro questa storia qua. E allora concludo, mi piace una frase bellissima di un poeta francese che dice chi non crede a Dio
non è vero che crede a Satana. Peggio, crederà un po' a tutto quello che la gente gli racconta. Chi non crede in Dio non è che crede in Satana. Peggio, sarà disposto a credere a tutto ciò che il mondo gli racconta. E allora riprendo e chiudo, riprendo con le parole che Papa Francesco disse in quella storica serata di venerdì 27 marzo, quando dentro a quella piazza completamente vuota, ma che stranamente era piena, era riempita di nostalgia, ad un certo punto, commentando quel bellissimo Vangelo della tempesta sedata, disse delle parole che mi auguro ci possano accompagnare in questo periodo, non in questa novena, in questo periodo. E disse così: questo Signore, questo, non è il tempo del tuo giudizio, ma il tempo del nostro giudizio. Il tempo di scegliere ciò che conta e ciò che passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. E sentite che bello, di guardare a quei compagni di viaggio esemplari che nella paura hanno reagito donando la loro vita. E per 9 giorni Gioacchino e Anna saranno questi compagni esemplari che nella paura della loro storia hanno scelto di reagire volgendo lo sguardo a Cristo. Prega per noi Sant'Anna. Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, tu hai donato a Sant'Anna la grazia di diventare la madre della genitrice del tuo unigenito figlio. Concedi a noi che la festeggiamo solennemente di avere presso di te la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Anna, nostra speciale patrona, ci protegga il Signore da ogni pericolo e da ogni male e ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Grazie a Dio.